azioni del beato Tasso, ci ha presentato Tasso profeta, e poi tutte le ricadute sociologiche di questo mito del Tasso, dal pellegrinaggio al concorso a premi, ai monumenti, alle polemiche, alle improvvisazioni, e credo che ce ne siano anche tante altre che la scarsità del tempo non gli ha permesso di esibire, ma che troveremo appuntate nello scritto. Grazie al professor Paccagnini, anche la leggera intemperanza riguardo al tempo era 5 minuti. Sì, ma era ampiamente prevista, ti abbiamo messo appunto in questo pomeriggio in cui le possibilità sono un po' dilatabili a piacere, quindi grazie anche di questo. La seconda relazione della professoressa Roberta Ferro dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano riguarda Torquato Tasso in Ambrosiana, i materiali del fondo 5 secentesco. Abbiamo fatto, credo, davvero una buona scelta affidandole questa relazione, che dicono coloro che l'hanno già vista è davvero una buona relazione. E abbiamo fatto una buona scelta nel senso che pare che tutti i materiali, o quasi, almeno quelli più significativi, siano nel fondo Pinelli. E Roberta Ferro è proprio l'esperta del fondo Pinelli. L'ascoltiamo con quasi venerazione. Dunque, io inizio intanto ringraziando Don Marco per questa presentazione lusinghiera e per questa occasione preziosa, allora, che mi è stata data di poter studiare il Tasso in Ambrosiana. Pur senza potersi paragonare ad altri ben più importanti fondi di conservazione, il fondo bergamasco della MAI, il fondo Vaticano, il fondo Ferrarese, il nucleo tassiano della Biblioteca Ambrosiana è da secoli segnalato agli studiosi per il pregio di alcuni suoi pezzi. Non sarà inutile, anche soltanto ad onore dell'istituzione che ospita il convegno, richiamare questi documenti, con l'auspicio non tanto di apportare troppo ambiziosamente chissà quali novità di sostanza, piuttosto con la speranza che qualcosa possa suggerire lo sguardo complessivo. Anticipo subito allora che il primo inevitabile di questi spunti conduce alla figura di Gian Vincenzo Pinelli, il dotto bibliofilo possessore di quella singolare biblioteca confluita in Ambrosiana prima del 1609, anno della solenne inaugurazione. Il fatto che la maggioranza dei manoscritti tassiani ambrosiani provenga dalla sua collezione è una realtà che perlomeno invita a riconsiderare la sua figura entro gli studi tassiani. Quando Tasso approda a Padova nel giugno del 59, mandato dal padre Bernardo a portare la Madigi a Speroni, e poi nell'autunno del 60, giovane matricola in cerca di alloggio, Pinelli aveva 25 anni. Risiedeva a Padova solo da 2 anni, da un biennio, era giunto dal napoletano nel 58, già dotato però a quell'altezza, dicono le fonti, di un eccellente sapere e soprattutto di una segnalata mole libraria. La sua dimora, biblioteca e museo di quadri e strumenti scientifici, non impiegò molto a divenire quel vivace centro di elaborazione e scambio culturale che nel corso dei decenni lo avrebbe proiettato ai vertici della Repubblica letteraria. Innumerevoli le attestazioni di stima, i ringraziamenti elargiti a Pinelli, che non risparmiava consigli editoriali, controlli, correzioni e consulti. Talmente semplici le occasioni di incontro tra Tasso e Pinelli da scoraggiare la ricerca di un momento preciso. In quei primi 5 anni padovani, intervallati dal soggiorno bolognese, la biografia di Tasso è costellata di nomi e luoghi che sono anche di Pinelli. Bastino i professori dell'Ateneo Patavino, oltre a Speroni, Piccolomini, Robortello, Federico Pendasio e soprattutto Sigonio, legatissimo a Pinelli. Di lui Tasso ricorda le magistrali lezioni sulla poetica. È specialmente il mondo universitario e degli studi a legare Tasso e Pinelli.
Pinelli pare conducesse un'esistenza piuttosto sobria e ritirata, un poco distinta, cioè, dagli ameni rimari degli eterei, la prima esperienza poetica di Tasso, ad esempio. Per rendere l'idea, pensiamo che il quarto catalogo degli 8 cataloghi riservati ai manoscritti dei quali si avvaleva la complessa e efficiente macchina organizzativa della biblioteca pinelliana, il quarto catalogo conteneva, cito, scritti di dottori, leggenti e cose simili. In quel gruppo Pinelli voleva, osserva Angela Nuovo che ha studiato gli indici e l'organizzazione della biblioteca, Pinelli voleva gli scritti dei dottori che leggevano allo studio di Padova, il nucleo tipologico di manoscritti più numeroso dell'intera biblioteca, tale da rendere la pinelliana una sorta di biblioteca universitaria. Tasso lascia Padova nell'ottobre del 65 senza ottenere alcuna laurea. Anche Pinelli, notiamo, si era iscritto a giurisprudenza, ugualmente si era disinteressato del titolo. Nei 20 anni di tormentata residenza ferrarese, Tasso torna a Padova ancora 3 volte. Quasi subito, nella primavera del 66, quando avrebbe mostrato i primi 6 canti del suo Goffredo a Pinelli, Scipione Gonzaga e Jacopo Corbinelli. Nel marzo del 75, quando ancora revisiona il poema con Pinelli, come dirò tra poco, e poi nell'estate, la terza, nell'estate del 1578. Siamo certi che Tasso e Pinelli trascorsero un considerevole lasso di tempo insieme, diverse settimane, nel marzo del 75. Revisionarono il quinto, il sesto e il settimo canto. In quel mese, mentre, cito, i vecchi amici fecero a gara per onorarlo e trattenerlo nel miglior modo possibile, racconta Solerti, oltre che con Pinelli, Tasso si consultava col Piccolomini, già suo maestro, con Corbinelli e col vecchio amico Domenico Venier, anche con Celio Magno e il gruppo dell'Accademia degli Animosi, dove lo conobbe bene. Il 31 marzo di quel 75, in partenza per Ferrara, Tasso avvisa Scipione Gonzaga di aver lasciato a Pinelli il settimo canto, su cui aveva sudato, scrive, sudato molto, perché Pinelli glielo recapitasse, lo potesse recapitare al Gonzaga. Dietro questo operoso intermezzo si colloca allora la prima lettera a Pinelli, sopravvissuta, del 22 giugno del 75. Tasso riferisce di non aver trovato i versi di Castelvetro domandati da Pinelli. Promette l'invio delle stanze, cito, come sia venuta una copia dei 12 primi canti che aspetto da Roma. Chiarisce poi di stare aspettando il ritorno da Roma dei primi canti, quelli su cui già aveva lavorato a Padova, per aggiungere ulteriori osservazioni. Dunque par di intendere la revisione pinelliana, padovana, prima cronologicamente di quella romana. Par di capire inoltre che il lavoro a quattro mani tra Pinelli e Tasso, il lavoro dal vivo, abbia sicuramente riguardato i primi 7 canti. Per i successivi il confronto, previsto, auspicato dalla missiva che ci è rimasta, confronto se ci fu avvenne a distanza per via epistolare. La lettera del 22 giugno non lascia dubbi sulla sintonia di intenti e di indirizzi poetici. Come confidato al Gonzaga, in quell'estate del 75 Tasso si prometteva di rileggere la poetica di Castelvetro, La Princeps è del 70. A scopo difensivo, in vista del confronto con i revisori romani. Ora, per venire finalmente al fondo milanese, gli estratti tassiani dalla poetica di Castelvetro si conservano in ambrosiana, copiati di pugno da Pinelli, il cui interesse per gli scritti di Castelvetro risulta del resto ben documentato attorno al 71 dal versante di Jacopo Corbinelli. Gli estratti vanno ricondotti alla discussione romana, con essa condividono i problemi dell'unità e degli episodi, delle storie, dei miracoli, delle persone finte, del pronosticare e del giudizio in prima persona del poema epico, del poeta epico. Sulla stessa linea di lavoro stava la ripresa dei giovanili discorsi dell'arte poetica, di cui fanno cenno lettere tassiane di quella seconda parte del 75. Già Baldassarri, che ha studiato e anche pubblicato questi estratti, segnalava la coincidenza che i 2 soli manoscritti cinquecenteschi dei discorsi dell'arte poetica provengono entrambi dalla biblioteca pinelliana.
testimonianza vistosa di un interesse per le teorie tassiane che si giustificherebbe bene a ridosso della revisione romana, quindi intorno al 74-75, più che della Princeps dei discorsi, che è dell'87. I due manoscritti ambrosiani non sono soltanto provenienti dalla biblioteca pinelliana, di più furono supervisionati da Pinelli. In un caso almeno il testo è sicuramente vergato in casa Pinelli, non ricevuto da Pinelli. Altra tipicità, nessuno di questi testimoni reca il terzo discorso dell'arte poetica, quello di cui si ipotizza una composizione più tarda rispetto ai primi due. I loro fascicoli sono implicati con gli adiacenti nei manoscritti ambrosiani che conservano le ottave sulla liberata che il poeta volle affidare al giudizio di Pinelli. Anche la loro fattura dunque depone perché siano stati adoperati, quando non addirittura risalire, ai tempi di quella che si è potuta chiamare revisione padovana del poema, da aggiungersi a quella romana e anche alla fiorentina. Stesi tra il 61 e il 62, i discorsi dell'arte poetica scompaiono dalla storia dell'Officina Tassiana per ricomparire nell'87, quando si pubblicarono a Venezia contro la volontà dell'autore. Non sappiamo quanta elaborazione abbiano ricevuto in quei moltissimi anni, dalla iniziale stesura alla Princeps. Ciò nonostante, osserva Guido Baldassarri, il fatto stesso che subito Tasso abbia voluto porvi mano dopo la stampa clandestina conforta sulla sostanziale precocità di quelle pagine. Baldassarri ha anche ben precisato, qui non mi soffermo, sulla ricchezza di intenti e chiarezza di intenti che era visibile in quei portentosi discorsi giovanili. Nella storia di questo testo decisivo, destinato a concludersi, lo sappiamo, solo nel 94 con l'edizione napoletana dei discorsi del poema eroico, che ugualmente non soddisfece Tasso, allora la tappa pinelliana, da collocarsi intorno al 75, potrà forse fornire qualche ulteriore suggerimento. Dopo questi mesi decisivi, l'epistolario tace per un lungo tratto. Tace anche riguardo eventuali incontri nel luglio del 78, quando, come dicevamo, ancora Tasso fu a Padova. Nessun cenno, ad esempio, della triangolazione che dovette essere avvenuta con Aldo Manuzio il Giovane, figura centrale per entrambi. L'amicizia di Tasso con il precocissimo Rampollo della Casaldina rimonta agli anni padovani. Ma qui occorre chiamarla in causa per contestualizzare i manoscritti ambrosiani di Rime e Aminta. Della favola pastorale, la biblioteca possiede un testimone cinquecentesco di un certo pregio. Il codice è in ampia parte pinelliano e reca l'Aminta con molte correzioni di mano di Pinelli. Paolo Trovato, che è intervenuto per ultimo sulla filologia del testo in vista di una nuova edizione critica, lo colloca nei piani alti del suo stemma, entro un gruppo di una dozzina di testimoni che discendono tutti da un archetipo caratterizzato da pochi e indubitabili errori. Senza entrare in dettagli tecnici, da notare, con la scorta di Trovato, che la lezione buona riaffiora per divinazio in questo o in quel testimone, per lo più in fase di rilettura, il che significa per noi dalla mano di Pinelli. Non sarà una coincidenza che proprio dal testo ambrosiano derivi, secondo le conclusioni di Trovato, il testo della Minta fatto pubblicare da Aldo nell'81. Sembra assai economico supporre che l'esemplare di tipografia usato da Aldo il Giovane nel dicembre dell'80 sia stato fornito da Pinelli. Il 4 gennaio dell'81 Pinelli scrive proprio ad Aldo per ringraziare dell'invio di ben due copie della Minta stampata. Nella stessa lettera risponde di non possedere poesie di Tasso, quelle che Manuzio andava cercando per allestire la prima parte delle Rime finita di stampare nell'aprile dell'81. A proposito delle rime, ricordiamo che è ben studiato il contributo ambrosiano alle rime tassiane. La biblioteca possiede quattro manoscritti, quelli che ricevono le prime sigle nell'elenco stilate da Solerti. Ad essi si aggiunge la segnatura, una segnatura che conserva l'edizione Baldini dell'82, 1582, con postille autografe tassiane. Il postillato, spedito da Tasso a Scipione Gonzaga nell'ottobre dell'84, entra in Ambrosiana dopo il 1890 per donazione del conte Giovan Battista Lucini Passalacqua.
Sull'importanza ai fini critici di questo postillato era tornato, piace ricordare, Franco Gavazzeni in un intervento proprio sui manoscritti ambrosiani delle rime tassiane preparato per un convegno qui in Ambrosiana nel maggio del 2007. Insieme ad un altro conservato all'Angelica, il postillato è decisivo per fissare distinzioni evidenti nelle fasce di apparato. Per l'importanza invece come documento di stile lo aveva inserito Dante Isella tra i migliori esempi italiani di filologia d'autore, perché, cito, tra la raccolta giovanile degli Eterei, Padova 67, e poi la stampa Osanna del 91, insieme al Chigiano, nel postillato, il postillato evidenzia la realizzazione di una precisa volontà, il piano di un canzoniere compiutamente attuato di suo pugno, il lavoro del tasso poeta, intento, non senza la grazia di un'estrema felicità, a rielaborare in un lucido intervallo della sua dolorosa esistenza i propri versi d'amore, il superamento in atto della poetica della Casiana. Per quanto riguarda i quattro manoscritti, il più prezioso è l'F201 inferiore, che conserva 23 rime sacre con argomenti e varianti autografe tassiane. Degli altri tre bisogna dire che non solo appartennero a Pinelli, come per lo più ci si limita a riferire, ma sono di diretta responsabilità pinelliana, vuoi perché intitolati da Pinelli, vuoi perché, come accade nelle 21 liriche di uno di questi tre, la sua mano controlla e corregge refusi. Accanto vi è un'altra mano, dal tratto molto più minuto, che inserisce invece varianti. Le due mani sono registrate da Solerti, che tuttavia non distingue e non nomina la mano di Pinelli. Gavazzeni, coerentemente e pur senza nominare le annotazioni del codice, osservava che tutti i testi di queste 21 liriche, ad eccezione di 4 testi, di 4 poesie, entrano a far parte del codice chigiano delle amorose. Vanno insomma a costituire la parte delle rime che ospita rime di argomento amoroso, generalmente di data alta, scrive Gavazzeni, e quindi coerentemente con la confezione pinelliana del fascicolo. Tornando alla biografia e alle testimonianze epistolari, occorre credere che assai probabilmente dai primi anni Ottanta in poi Tasso e Pinelli non riannodarono rapporti personali diretti. Nell'83, scrivendo al Mercuriale per un consulto medico, Tasso chiude raccomandando caldissimamente i suoi saluti a Pinelli. Cito, il quale ho portato molti anni nel seno e porto ancora. L'anziano medico, il Mercuriale, non avrà risposto, tanto che il poeta si rivolge a Pinelli direttamente. La scarna lettera, dai toni diretti, è di un Tasso stanco e perciò risoluto. Senza fronzoli retorici, in lista aggiunge al promemoria per Mercuriale altre due richieste. Un libro di Manuzio, Pinelli fa da tramite tra i due, Tasso deve chiedere un libro di Manuzio a Pinelli. E in più anche il recapito di un sonetto per una terza persona. Non c'è da dubitare sulla sincerità dell'apertura e della chiusa epistolare. Dopo tanti mesi e anni che io non ho avviso alcuno di vostra signoria, voglio che mi giovi di salutarle, di pregarla di molte cose in un tempo. Poi chiudendo, tutte queste cose aspetto conforme alla nostra antica amicizia, la qual dal mio lato crescerà sempre più con più illustri testimoni. Le bacio le mani insieme ai clarissimi signori Mocenigo e Gradenigo. Davvero sconsolata l'ultima missiva, la terza, da collocarsi intorno all'83. Tasso prega Pinelli di rispondere alle sue lettere, a ciò che io possa col suo favore pensare d'uscire in alcun modo da questa prigionia dell'ospedale dove io sono e dall'estrema presente miseria e infelicità. In quei tempi così bui, quando in molti avranno preferito allentare i vincoli con il poeta malato, stavano per accendersi per Tasso le schermaglie con la Crusca. È da ricordare quanto Pinelli fosse legato con l'ambiente fiorentino. Già Pietro Mazzucchelli, nella sua ottocentesca raccolta di lettere e altre prose tassiane, pubblicava la lettera di Bastiano De Rossi a Pinelli del 13 luglio 1585, missiva di accompagnamento di quella lettera a Flaminio Mannelli in difesa della Crusca contro i fautori di Tasso, seconda tappa di quella polemica, sappiamo, innescata nell'84 dal dialogo sull'epica poesia di Camillo Pellegrino.
Con malcelato sarcasmo il Rossi scriveva Pinelli: «Mando una mia cruscata in difesa dell'Accademia della Crusca, che era stata imputata dai fautori del Tasso, in quella risposta al dialogo del Pellegrino, di essersi, anziché no, nei biasimi del Goffredo portata ruvidamente. Io mi sono sforzato di mostrare che ella ha proceduto troppo modestamente, come ella avrà potuto vedere». Piace ricordare che Pinelli avrebbe restituito quel sarcasmo postillando le accuse del Rossi, dietro cui si celava la figura centrale di Salviati, nei margini del testo ricevuto, incluso nell'85 poi da Tasso all'interno dell'apologia, della sua apologia. La cinquecentina postillata da Pinelli, segnalata dai vecchi cataloghi ambrosiani, purtroppo non è sopravvissuta. È bruciata in quel terribile incendio provocato dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, che ha privato l'ambrosiana di una fetta consistente degli stampati antichi. Sopravvivono però le postille, fatalmente trascritte nell'Ottocento da Pietro Mazzucchelli. Le note pinelliane passano da divertite puntate ironiche a commenti di ordine stilistico in difesa di Tasso, fino a trasmetterci più sostanziosamente quanto Pinelli fosse interno alle questioni redazionali del poema. Ad esempio, laddove il De Rossi prontamente rimproverava l'incoerenza di due versi del sedicesimo canto, li leggo: «Intanto Armida della regal porta vide giacere il fier custode estinto». Acidamente domandava il Rossi: «Desidero sapere di qual custode intende il poeta». Pinelli scrupolosamente ricordava, leggo la postilla, nel canto precedente, che è il quindicesimo, il Tasso aveva fatto che Carlo e Ubaldo, mandati a ritrovare Rinaldo, venissero in battaglia con un mostro che era mezzo pardo e mezzo uomo, custode del giardin d'Armida. Nella battaglia l'uccisero. Questo combattimento fu poi tolto dal Tasso e non ebbe avvertenza di mutar quei versi. Dal momento che la successiva biografia tassiana non offre altri spunti oggettivi,